Buongiorno a tutti, spero state bene. Oggi sono in ufficio perché voglio parlarvi di qualcosa di un pochino più serio e meno frivolo. E voglio parlare di quello che ho sempre detto di cui non volevo parlare, cioè di politica, però politica non intesa come schieramento politico, come ideologia politica, ma politica nel vero senso della parola, cioè come attività relativa all'organizzazione e l'amministrazione della vita pubblica, cioè dell'arte del governare. Perché dico questo? Perché ieri sono rimasto completamente impattato da un video che ho visto e da racconti di amici che lo hanno vissuto in prima persona. Della quella che qui chiamano la despedida di una persona che va in un altro luogo, in un altro carico. Mi riferisco al ministro Telecea, che era il ministro del petrolio in Venezuela, è stato nominato la settimana, qualche giorno fa, da Maduro come ministro dell'industria e ieri, dopo aver fatto una riunione programmatica delle nuove linee di lavoro nell'industria del Venezuela e nella produzione del Venezuela, è tornato a Caracas per ricevere questa festa di saluto all'interno di PDVSA. Cos'è PDVSA? PDVSA è l'industria petrolera del Venezuela, quindi tutto quello che ha a che fare con il petrolio in Venezuela, che ha passato anni bui. Dopo l'era di crescita economica pazzesca di Chavez, dove un barile di petrolio addirittura arrivò a 140 dollari al barile, e che è l'impresa principe del Venezuela, in quanto le riserve del Venezuela di petrolio sono immense e infinite. Bene, questo signor ministro, in poco più di un anno di suo 2 anni, un periodo molto breve di suo mandato come ministro del petrolio, ieri ha ricevuto questo saluto dai suoi dipendenti. Dai suoi dipendenti, dal direttore della fabbrica, del pozzo, dai livelli più alti all'ultimo dell'impiegato. Vediamo questo video. E poi vi commento. Del renacimiento de la industria petrolera, entré por la puerta principal y yo por la puerta. Me voy. Todos ustedes en mi corazón. Yo les agradezco muchísimo. Bene, a commento di questo video c'è solo da dire che noi non ci siamo abituati. Quando un ministro lascia un carico, si sa come va a finire. Nel più bel panorama se ne va con offese, titoloni di giornali e atti di corruzione. Questo ministro se ne va con gli impiegati che gli fanno una festa, come fosse uno di famiglia, lui commosso, gli impiegati commossi, e ripeto, non sono solo videini perché amici che l'hanno vissuto in diretta mi hanno detto che è stato inenarrabile quello che hanno vissuto lì dentro. Questo era solo per iniziare un discorso e ora voglio parlare di qualcuno che, per rispetto,
o per non essere un pecorone dietro a tanti commenti che già esistevano, qualcuno di cui non ho mai parlato, cioè del Presidente della Repubblica Maduro. Negli ultimi giorni il Presidente Maduro ha comunicato che il Venezuela ha una crescita economica del PIL in aumento ininterrottamente da 13 mesi, che il PIL ha una crescita mensile dell'8,5%, che l'inflazione è praticamente azzerata e è la più bassa degli ultimi decenni. A parte di questo, ha comunicato che gli investimenti a media annuale crescono in Venezuela da 4 anni, investimenti, ripeto, nazionali e internazionali crescono in Venezuela negli ultimi 4 anni di un 16%, quindi esattamente il doppio della crescita del PIL. Detto tutto questo, voglio parlare di un'altra notizia. I vertici del BRICS, il Venezuela nel frattempo è stato invitato a ottobre in Russia come paese in attesa di entrata alla riunione del BRICS. Il BRICS, dicevo, a ottobre i vertici hanno comunicato che gli scambi commerciali tra i paesi nell'ambito BRICS, a oggi 159 più 5 fondatori, paesi che coprono il quasi 80% della materia prima mondiale e paesi che coprono il 60% della popolazione mondiale, introdurranno una nuova moneta per finire l'egemonia del dollaro negli scambi commerciali. Vi do un'altra notizia. È questione di 2 o 3 giorni che imprese come la Renault francese, hanno confermato la ripresa della produzione in Venezuela delle loro attività. E ora vi mostro, mentre parlo, una serie di annunci di ricerca di personale delle aziende più grandi, Polar, Savoy e così via, dove ricercano personale con una media di stipendio offerto di 5 volte più grande di quello più dell'ultimo stipendio moltiplicato per 5 volte. Quindi è un paese con grandissime possibilità di ripresa economica, molto vicina. È un paese che, stando così le cose, può solo dare grande soddisfazione a chi ci crede e chi ci ha sempre creduto. E soprattutto, come dice il Presidente, è un paese volto a essere un paese di tutti, dove la meta è quella che il benessere economico e che la prosperità sarà di tutti, oltre a una libertà che rispetto una libertà individuale, non sto parlando né di soldi né di leggi, né una libertà individuale. Cioè, uno si sveglia la mattina e dice cosa posso fare o cosa non posso fare. È un paese in cui ci si sente molto molto liberi. Io non ho la palla di vetro, non sono un grande analista storico, statistico, economico, chi ne più ne ha più ne metta, però tenete presente che questo signore qui, che è tanti anni che sta in Venezuela, una sensazione che le cose sono realmente
nel mezzo di un cambio, non l'ha mai sentita così forte, così presente e così potente. Per cui credete in Venezuela, credete nell'altra parte della politica socio-economico mondiale che non sia quella dello zio Tom, perché ora è il momento di cambiare il chip e cominciare a vivere anche per voi e non sopravvivere per lavorare, pagare. E se uno si gode qualcosa, vergognarsi perché se lo gode come se i soldi l'avesse rubati e non l'avesse lavorati dopo aver pagato le tasse, come invece succede in buona parte del mondo. Ripeto, non ho la palla di vetro, ma ora Mago Guido vi dice che è il momento di guardare con un occhio diverso a questo tipo di situazione e a questo paese. Per essere aggiornati di questo, di vacanze, di tante altre cose che riguardano questo paese, iscrivetevi, mettete like, fate tutti i lavorini giusti per chi è abituato a seguire le varie reti sociali. Io come sempre vi ringrazio dell'attenzione, per qualsiasi informazione sono qui, per qualsiasi polemica no, perché ognuno di noi ha almeno il diritto di pensarla come gli pare, ce l'ha. Per cui tutti i leoncini da tastiera, no, perché Maduro, no, perché muoiono di fame, no, perché... Lasciate perdere, perché non è proprio il caso. Va bene? Buonasci, come dicono dalle mie parti. Ciao a tutti.